Buongiorno, oggi abbiamo con noi Ritorno dall'India, libro di Joshua, scritto tra il 91 e il 94, molto bello, è un romanzo. Allora, di che cosa parla questo libro? Parla di un medico, un giovane medico a Tel Aviv, israeliano. Genitori originari dell'Inghilterra, il quale sta facendo un anno di tirocinio in chirurgia. Alla fine di quest'anno il primario dovrà scegliere tra lui e un altro medico che sta facendo parimenti lo stesso tipo di esperienza. E verso la fine, siamo alla fine, e lui capisce che verrà scelto quell'altro, anzi gli viene detto, insomma. Ma contemporaneamente gli propongono un viaggio. Il direttore amministrativo dell'ospedale ha una figlia che è in India, la quale si è ammalata di epatite e loro vogliono andarla a prendere per riportarla a casa, per curarla, no? Vogliono andarci accompagnati da un medico, dal chirurgo capo del nostro Benji. E viene proposto a questo medico, il quale con vari tentennamenti, insomma, alla fine accetta di andare con loro. Va in India, un viaggio abbastanza breve, trovano questa ragazza, la portano a casa, un po' avventuroso il tutto, ma insomma, alla fine va tutto bene, anzi lui si dimostra un ottimo medico perché interviene in alcune situazioni dove appunto c'è bisogno di prendere decisioni di carattere medico, compreso un ritardo in una tappa del ritorno. Torna a casa tutto bene. Ma cosa è successo in questo viaggio, nel primissimo periodo del proprio viaggio? Lui si innamora follemente di chi? Della moglie del responsabile organizzativo dell'ospedale, una donna che ha un bel po' di anni più di lui, non molto più giovane della propria madre, e lui si innamora in un modo assolutamente ossessivo, totalizzante. E qui Joshua, in tutto il libro, perché questa situazione pervade un po' tutto il racconto, è bravissimo nel descrivere questo sentimento, che è un sentimento estremamente forte. A me dà l'impressione addirittura che abbia delle caratteristiche psichiatriche, insomma, delle volte mi aspetto che faccia dei gesti in consulti questo medico, perché proprio è un innamoramento, insomma, un'ossessione. E viene descritta con assoluta perfezione, vorrei dire, da Yushua. E nel corso del romanzo succedono varie cose che io non sto più a raccontarvi perché insomma è il piacere appunto di scoprire tutta la trama, ci sono dei matrimoni, ci sono delle situazioni un po' particolari, naturalmente questo medico cambia casa, sono presenti e sono importanti anche in tutto il romanzo i genitori di questo medico, sempre presenti. E così va avanti per tutto il periodo. La mia difficoltà adesso nel raccontarvi è quella di non raccontarvelo, perché se mi faccio perdere, però insomma l'importante è capire cosa c'è qua. Questa ossessione e questa bravissima capacità di descriverla da parte di Yoshua. Tutto il resto del romanzo si svolge in Israele, con una piccola parte in Inghilterra. Ricordate che i genitori di questo medico erano inglesi, lui ha il doppio passaporto inglese e israeliano e in alcune situazioni lo sfrutta, gli viene buono per alcune attività lavorative. A proposito, sì, dal punto di vista lavorativo, lui assistiamo anche ad alcune trasformazioni, diciamo non fa carriera, però insomma, si barcamena con lavori iniziali da medico giovane, insomma, pur bravo. La sua bravura è riconosciuta, addirittura il responsabile amministrativo e sua moglie si fidano moltissimo di lui, in altre situazioni la sua opinione è molto, molto buona.
Altri personaggi sono dei medici che sono parte naturalmente dell'ospedale dove lui lavora. Eccolo qua, quindi direi che veramente è un libro che c'erano dei punti che veramente suscitavano, almeno in me, quasi rabbia nel sentire questo qua, ma sei scemo, mi viene a dire, no? Nella partecipazione del libro, ma è pazzo questo qui, no? E invece Yoshiro riesce a tenere tutta la descrizione entro livelli accettabili, voglio dire, non da pazzo, no? Anche se da ossessionato da un amore assolutamente impossibile. Ecco, so che vi ho detto molto poco, ma d'altronde il libro va letto, non è che uno deve farlo. Quindi il ritorno dall'India, Yoshua, in Audi. Io ho vecchie edizioni, anche in questo caso, 17.500 lire, però c'era già il prezzo in euro. È un bel libro, anche in termini quantitativi, perché siamo 470 pagine, peraltro scritto abbastanza in piccolo, cosa che può fare piacere alle persone molto più giovani di me, ma chi ha la mia età magari deve naturalmente usare un paio di occhiali. Bene, buona lettura e arrivederci alla prossima.